Oddio! Wow! Ciao a tutti! Allora, in questo video voglio provare una tecnica di cui si sta parlando un po' su YouTube e su internet, che in pratica consiste nell'immergere la faccia nell'acqua fredda per un minuto. E dicono che la tua pelle diventa perfetta, chiude tutti i pori, avrai una pelle di porcellana, insomma. E allora ho qua l'acqua fredda e vado a provarla. Mi sono già un po' truccata, così vediamo assieme se funziona e vediamo appunto com'è. Allora, una delle cose che bisogna fare è mettere la cipria trasparente prima di farlo. Ah, questa è una tecnica coreana, se non sbaglio, e si chiama jamsu, qualcosa del genere. Non sono sicura che si pronunci così. Allora, dovete applicare molta più cipria trasparente di quanto ne applicate normalmente per farlo funzionare, così dicono. Quindi cercate di fare appunto uno strato un po' più... Come si dice in italiano? Grosso, folto, uno strato maggiore. Ok, come potete vedere ora. Proviamo a immergere la faccia nell'acqua fredda per un minuto. E tra l'altro qua in Irlanda c'è freddissimo, ci sono meno 2 gradi, quindi. Sì, lo so, sono l'unica che guardo perché ho il riscaldamento acceso da mezz'ora. Sembra che ho fatto un lifting istantaneo. Wow, ragazze e ragazzi. Allora, la mia pelle sembra veramente senza imperfezioni. È super compatta, super tirata. I miei pori sono spariti. Si sono proprio completamente rimpiccioliti. E sembra appunto tiratissima la pelle. Penso sia l'effetto dell'acqua fredda, che comunque appunto il fondotinta si compattasse bene, non so come dirlo, si fondesse bene. E non ho trucco addosso, comunque si è proprio impregnato bene nella pelle. E è fantastico, non mi aspettavo che funzionasse sinceramente. A quanto pare le coreane ne sanno qualcosa. Funziona davvero, non mi aspettavo proprio che funzionasse questa cosa assurda. E sicuramente non è molto comodo da fare, soprattutto se volete farlo ogni giorno. Comunque non è molto comodo immergere la faccia nell'acqua fredda per un minuto prima di uscire. Se avete qualche occasione speciale, magari una serata speciale, potete appunto provare, perché davvero la differenza si vede un sacco. Non si vede proprio il fondotinta. Avevo anche messo un po' di bronzer, un po' di tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e insomma che questo test vi sia interessato. Ricordatevi di lasciare un like sul video e lasciate un commento e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Sono sempre molto curiosa di leggere i vostri commenti. E ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video.